questa mattina, e questa mattina parlerò pochissimo, parleremo, ma sarò conciso nel mio parlare. Perché dice che al sorgere del sole, dice che alla salita del sole, un bel mattino, una bella mattina, gli angeli sono andati, dice, nelle donne, dice, andate a dire ai miei apostoli che Gesù Cristo è risuscitato. Quando la mujer a decirle, díganle, allora se Gesù Cristo, se Gesù Cristo ha risuscitato, dove è andato quel Gesù? Donde fue entonces ese Jesús? Perché gli angeli sono camminati nell'epoca. Porque los ángeles caminaron en las edades y en las edades. Ora, stamattina lo voglio dire questo. Y en esta mañana les quiero decir. Prima lo voglio far ascoltare. Antes quiero perché io hacerlo escuchar. Ho investito tutti i miei soldi. Porque yo he gastado todo mi dinero. L'ho investito in un tesoro. Lo invertí en oro. Questo terreno, no? Este terreno. Lo sanno. No es todo que lo conocen. Lo sanno pochissimo. E allora io ho investito tutto questo. Y yo investí todo esto. Ascoltate un attimo, sedete un attimo perché lo era siempre. Spero che stamattina. Espero que en esta mañana. Que Dios me aiuti. Que Dios me pueda ayudar. Devi fare comprendere quello che io voglio dire. Para hacer entender lo que quiero decirle. Stamattina siete venuti che dove volete dormire dentro la chiesa. Ho venuto a dormire. Oppure per ascoltare la parola. Per ascoltare la parola. Per ascoltare la parola. Sta attento perché dice il fratello Branham che quando uno dorme è uno spirito. Ese è un spirito. Allora tu la sera sai cosa devi fare? E tu nella notte lo che devi mettere in ginocchio. Es ponerte a devi pregare. E orare. Devi leggere la scrittura. Tienes que leer la palabra. E devi morire per il prossimo. Tienes que morir por perché pronto. Io sono venuto qua. Porque yo he venido acá. Perché sto facendo un investimento. Estoy invirtiendo. E stamattina te lo faccio ascoltare questo investimento. Y en esta mañana quiero que lo escuches. Perché non è il caso che la sorella ha detto, dice. Porque no por casualidad. Ha avuto una richiesta di preghiera per l'anima. Pidió oración para el alma. Ricordate che Dio ti tiene responsabile di questo. Te tiene responsabile di questo. Comprende? Perché Dio non ti tiene responsabile del tuo corpo. Dio non ti tiene responsabile. Dio ti tiene responsabile della tua anima. Dio ti tiene responsabile con tua alma. Io stamattina prima vi voglio far ascoltare un messaggio che ho avuto con un fratello. Antes quiero escuchar un mensaje che tuve con un hermano. Che prima veniva qua. Che antes venía aquí. E intanto quando mi sento io dico sempre. Y cuando lo escucho le digo la palabra, ¿cómo es? Le pregunto que cómo estás con la palabra. ¿Ma stai caminando nella parola? Le digo si estás caminando la palabra. Es la cosa più corretta che può esistere. Es lo mejor que existe. Espero que Dios me ayude. Espero que Dios me ayude. Avete fretta esta mattina? Tanto prisa esta mañana. State pensando come dice il fratello Branham, state pensando a mezzogiorno per andare a mangiare. Como dice el hermano Branham, piensan a mediodía para ir a comer. Oggi forse magari il tempo si perderà. Quizás hoy el tiempo se detenga. Può essere che l'ultimo giorno. Puede ser que sea el último día. Stamattina mi diceva il nemico. Hoy me decía el enemigo. Perché il nemico ti parla. Porque el enemigo te habla. Sabes que el enemigo te habla. Sempre lo ami Gesù. Me preguntaba, tu amas siempre. E io se forse ho risposto, parlo da solo. Yo le respondí, yo hablando solo. Lo sai che cosa ci ho risposto? Lo que le respondí. Ci ho detto, tu pensi, ci ho detto, la sorella Prisca gli dice a suo marito. Le dije, piensa que la hermana Prisca le dijo a su esposo. Oggi ti lascio. Hoy te dejo. Ci sono tre colonne che guardano sua mamma così. Hay tres colonnas que miran a su mamma. Prima devi attraversare il mio corpo. Antes tiene todo el cuerpo. E allora questo amore è inseparabile. Entonces ese amor es inseparabile. È unito. Ecco, sorella Prisca. Non ci sono più lacrime, dice fratello. No hay lágrimas, dice. Quelle non ce ne sono più. No hay lágrimas. Ormai Gesù Cristo ha vinto, ha fatto un contratto. Gesù Cristo ganó. E noi abbiamo contratto. Gesù ha detto. Y cuando Gesù dijo. Ogni potestà, ogni potestà. Tutto. Il regno che è tornato, quello che era mio. Ora sono tornati dei figli. E volvió a mi figlio. Oh Adamo. Levati. Che io ti do quello che ti appartiene. Che io te do quello che ti pertenece. Guarda che dice qua. Escucha lo che dice qui. Scusate che io uso questa tecnologia, però la uso per la parola. Disculpa.
disculpen que uso esto, pero lo uso con la palabra. Soy un enemigo al teléfono. Porque yo soy enemigo del celular. Anzi, lo digo que yo una maldición. Digo, más bien lo digo que una maldición. Espero que si riesce a prendere e vi faccio ascoltare questa conversazione. Quiero que escuchen esta conversación. E poi darò il mio messaggio. Y después daré mi mensaje. Que Dios me ayude. Y que Dios pueda ayudar. Vediamo se lo prende subito. Posso l'ha preso. Ascoltate questa conversazione. Tu sei oggi la luce del mondo. Tu eri voi la luce del mondo. Tu devi essere la luce. Tu tieni di essere la luce del mondo. Ora stamattina voglio dire, voglio dare un titolo perché visto che. E questa mattina voglio ponerle un titolo. Sono andato a Roma, no? Perché qui a Roma l'altro dia. Ho visto dei fratelli che. I miei hermanos. Che ci doveva essere una predica. Che tenia che. E si sono fermate tutte. Tenia che avere una predicazione. Di preghiera con un fratello di 26 anni. Perché hubo una petizione di orazione di un hermano da 26 anni. Ci hanno risultato male. Le dijeron che iba a morirsi perché le dijeron che. Allora tu che sei un fratello. E tu, siendo un hermano. Tu che sei una sorella. Una hermana. Chiave quella potenza creativa. Già, ma stesso poter creativo. Perché dice fratello Marano, tu c'è la potenza creativa. Dice hermano Marano che tu tieni il potere creativo. Lo dice il profeta. Lo dice il profeta. Cristo è il mistero del Dio rivelato nel cuore. Rivelato nel tuo cuore. E questo è il mio titolo. E ese è il mio titolo. Spero che voi state ascoltando. Spero che mi stiate ascoltando. State ascoltando, sì? Escucha. Potenza. La N, scusate. E lo scrivo grande. Re A D va. La potenza, il potere creativo. La potenza creativa. Il potere creativo. E guarda caso che la sorella stamattina diceva. La potenza l'hermana questa mattina diceva. Perché ha pregato per suo fratello. Ora tu stamattina sei responsabile di questa potenza creativa. Responsabile di essere potere creativo. Perché da oggi in poi. Perché di oggi in adelante. Oggi in poi. Di oggi in adelante. Questa potenza creativa. Ese poder creativo. Se tu non la sviluppi nella tua vita. Se tu non lo desarrolli in tua vita. Se tu non la metti in campo. Lo vuoi conoscere dove è il diavolo? Conoscere dove è il diavolo? Lo volete sapere dove è il diavolo? Sapere dove è il diavolo? Lo vuoi conoscere dove è il diavolo? Sapere dove è il diavolo? Alza la mano. Dove? Levanta la mano. E te muestra. Prendi la tua mano e fai così. Toma la tua mano e hazle de esta manera. Questo è il diavolo. Ese è il diavolo. Ce l'hai sempre di sopra. E tu lo lleva sempre encima. Ce l'hai giorno e notte. Lo llevas día y noche. E ti dice che sei una peccatrice. E dice che te dice che eres un peccatore. E ti dice che tu sei una santa rodadora. Dice che tu eres un santo rodador. E ti schernisce giorno e notte. E te schernisce di noce. E allora che cosa devi fare? E che non mi viene piacere. Siete voi intelligenti. Perché dice il fratello Branham. Il fratello Branham dice. Che il tuo corpo celeste. Dice che il tuo corpo celestiale. È all'interno. Sta all'interior. Non dice il profeta. Non dice il profeta. Che il più grande nemico. Che il nemico más grande. E uno è. Il più grande nemico. Il più grande nemico. È questo. È il tuo corpo. Questo ce l'hai sempre. È il tuo corpo. Ora c'è a te dove tu te lo porti questo corpo. E che era lì dove tu te lo porti. Ti prende per mano. Te toma della mano. E ti dice vieni, dai. E ti dice vamos. E tu che devi fare? E tu che lo devi fare? A dritta manca, così dice il Signore. Tu tieni che le sia il Signore. Le mani sotto il sé. Chiedo sempre bajo la segnale. Sotto quella potenza creativa. Il potere creativo. Quella potenza creativa. Il potere creativo. Guardate che dice il profeta. Vedo che dice il profeta qui. Spero che Dio mi aiuti. Spero che Dio mi aiuti. Se voi siete veramente figli del Dio. Se voi siete veramente del Dio del Dio. Se mio. Non comprendete quello che stasera si no, stamattina vi voglio leggere. Se non entiende lo che le voglio leggere questa mattina. Allora scusatemi. Entonces, disculpe. Scusatemi, io sono ignorante. Io sono ignorante. Allora io condanno quell'ignoranza che avete all'interno. Entonces, condanno l'ignoranza. Ora fratello Iaino. Fratello Bartimeo, fratello Zaccheo, fratello Aymar, fratello Franklin, sorella Prisca, sorella Alice, sorella Paolo, sorella Paolo, voglio ascoltare la parola, lascia stare, non si guarda della, si guarda qua, nel pubblico perché ti sta predicando la parola. Non si deve guardare né a destra né a sinistra, si deve guardare la parola. Si no, hacia la parola. Guardate che dice qua il nostro profeta. Vean lo che dice qui il nostro profeta. Un fratello questo. Un hermano. Ha messo i suoi soldi. Invertì per fare questo libro. Para hacer este libro. Lo state tenendo a casa. Lo tiene in casa.
Perché qua dentro, porque aquí adentro c'è quella vita, la potenza creativa. Está el poder creativo. Questa settimana, fratello Freddy, in questa settimana, il mio capo mi ha fatto lavorare con una scimmia. Mi jefe mi hizo trabajar con demasiado. Io non ho avuto tempo, y no tuve tiempo di investigare a profondità. De investigar en profundidad. Ma se sarei veramente un predicatore, pero si sería, si fuese un predicatore esta mañana, le farei sciogliere. Esa sí andaría a derretirse. Si farei poco diventare sviluzzato. La andaría a pedazos. È che quelli che sono in quella camera, lo che sta dentro nel quarto, è che quello che c'è, quel fratello che è fuori, che ascolta la parola con tutto il suo cuore, che sta apre un po' nella tua bocca, affinché quella potenza creativa, para que el poder creativo, si ascolta questa mattina, perché sennò questa chiesa diventerà un credo come tutte le altre. Si lo escuchiamo questa mattina, sarà una chiesa come tutte le demás, perché la parte di Dio, voglio che mio fratello, io dice l'hermana che mi hermano, si converse, si convierta alla parola di Dio. Sorella Lisi, stamattina sono Esta mañana vine por ti.
cucciolo. Mosè mi sta ascoltando? Fratellino, mi sta ascoltando di dentro. Ascolta quello che dice qua la scrittura. Un cucciolo che dice anche la scrittura. Allora, è arrivato il pericolo. Qui c'è la sua testimonianza. Questa è su testimonianza. Che conferma. Che conferma. Perfettamente. Perfettamente. Il mistero biblico. Il mistero biblico. Di Elia. Di Elia. Come significa, come significativo che questo stesso segno. Come è significativo che questa misma segnale. Segue il ritorno del ministero di Elia in questo giorno. Sigue il ministero del regresso di Elia in questo dia. Il ministero di Elia. Mi sta ascoltando, fratello. Questa testimonianza è la nostra sorella. Hermana Shali è stata comprovata, verificata dal pastore Steven Shane, e comprovata e verificata dal pastore Steven Shane e da tutta la sua congregazione, e por toda su congregazione a Bombay, in Bombay, pure dei ministri dell'Europa e también ministro d'Europa, dal Nord America e del Nord degli Stati Uniti hanno visitato questa cara sorella e la sua famiglia, a questa preziosa hermana e sua famiglia, confermando così ancora di più questo miracolo, confermando aún más este milagro. Qui riportiamo questa incredibile fede e traiamo questa incredibile fede, che questa ispirante testimonianza, questa ispirante testimonio, come ci è stata raccontata dal fratello Steve Shane. Come non sto contando per l'ermano Steve Shane. Ora questo prende il meglio. Ascoltate. Viene lo migliore, poi c'è il hai sonno, fratello? Allora ascolta. Un pomeriggio. Una tarde. Mentre alcuni dei nostri fratelli. Mentre alcuni dei nostri fratelli. Stavano pregando. E stavano orando. Cosa hanno detto qua? Che è lo che dice? Stavano pregando. E stavano orando. Non erano. Non stavano. Un telefonino, un cellulare. Non erano nel comune. Non stavano con la computadora. Stavano pregando. Stavano orando. E Dio dice che questo non lo ama, questo è qua. Pregando. Credi che Dio lo ama, che è la cosa più bella che Dio ama. È lo mejor. Che tu credi. El que lascia stare la tua casa. Deja del lado tu casa. Lascia stare la tua madre. Deja de parte tu carro. Lascia stare i tuoi soldi. Deja tu dinero. Lascia stare i tuoi bitcoin, come li chiamano. Deja todo. Bitcoin. Bravo, grazie. Bitcoin. Io sono ignorante, scusami fratello, ma meno male che ci sei tu. Un pomeriggio mentre alcuni dei nostri fratelli stavano pregando e cantando sotto un albero. Cantavano un albero. Fratelli, quando io dico sorella, quando io dico queste cose. Quando io dico questo. Pregando. Orando. Cantando. Tu che cosa devi fare? Che è lo che tu tieni che essere. Se credi veramente se che tu sei credi una figlia di Dio. Che sono una e sei un figlio di Dio. O un figlio di Dio. Devi prendere questa tienes parte. Tieni che tomare questa parte. E tieni che ponerla in tuo corazon. Un pomeriggio mentre alcuni di una tarde mentre qualcuno di noi stavano pregando. Stavano orando. E cantando sotto un cantando da un barco. In un prato nella periferia della città. In un prato. Periferia della città. Passò da quelle parti la sorella Shelley. Passò per lì l'ermana Shelley. Ella sentì quel bel cantare. E ella escuchò ese buon cantare. E si fermò. E se detuvo. Allora il fratello Roy. E entonces el hermano Roy. Le parlò del Signore. Le habló acerca del Signore. E capito che gli entiende. Quel fratello. Ese hermano. Gli parlò del Signore. Le habló acerca del Signore. Sorella Liz. Hermana Liz. Le habló acerca del Señor. Abbiamo cantato qua che lui ci ha aperto che él nos abrió la puerta eterna. Abbiamo cantato qua che lui è me. Che él está en ti. Abbiamo cantato che lui è il ambasciatore. Cantamos que él es el embajador. Abbiamo cantato che lui è stato il grande potente vincitore. Quel gran poderoso vencedor. Ora poi leggo questo e poi vi leggo una parte perché ancora il mio messaggio non lo questo non è ancora il mio messaggio. Questa è una minima parte. È una minima parte. Maria. Salve Maria. E cosa significa salve? Salve non significa salve. Quando io ti dico salve, quando significa io ti dico salve, ti dico detente. E tu stamattina devi detenerti. E tu questa mattina devi detenerti. Shalom! Shalom! Shalom. Hermano mio. Shalom! Shalom! Il creatore è qua. Il creatore sta qua.
Un pomeriggio mentre alcuni dei nostri fratelli, e una tarde mentre alcuni dei nostri fratelli stavano pregando e stavano orando, cantando sotto un albero, bajo un árbol, in un prato della prato, nella periferia della città, cerca della città, nella città, passò di quella parte una sorella Shelly. Passò por ahí la hermana Shelly. Ella sentì quel bel cantare. E escuchó ella ese buen cantar. E si fermò allora il fratello Roe. Y se detuvo entonces el hermano Roe. Le parlò del Signore. Le habló del Señor. Lei ne fu toccata. Ella fue tocada. E da allora in poi. Y de ese día en adelante. Ella cominciò. Ella empezó. A frequentare. A ir. La comunità. La comunità. La comunità è una chiesa. La comunità è una iglesia. Corretto. E dice il fratello Dale che Gesù Cristo, va in chiesa, va all'iglesia, corretto? I figli di Dio, sì, di Dio, vanno in chiesa, viene dall'iglesia, perché suo padre da andare in chiesa, padre viva all'iglesia, lo dice domanda e risposta, dice che pensare e se volete, se siete così incredulo, sì, io lo credo, se lo credo, la comunità fu battezzata, e ella fu battezzata, secondo, fu battezzata secondo, per comandamento, secondo il mandamento, che el cual Pedro, hermana, ¿me escuchas? Ese gran comandamiento, tú, Atti 38, en Hechos 2:38, arrepentíos, te arrepientes, te bautizas en el nombre de Jesucristo, y se termina ahí. Tiene que quedarse fuera. Porque es de violento. Porque es de violento.
queste dare? Per far vedere quella croce! Para mostrar la cruz! Per far vedere che Gesù Cristo para vive! Para mostrar che Gesù Cristo è viviente! Perché Gesù Cristo è una potenza creativa! Perché Gesù Cristo è il potere creativo! Gesù Cristo! Gesù Cristo! Casualidad que si ora non devi dire incredulo, devi dire fratello, non devi essere un capo, perché
escuche lo que dice acá. Dato que non aveva una casa, y como no tenía una casa propia, una casa propia, la chiesa ha procurato una casa in affitto. La iglesia le consiguió una casa en alquiler. Di metri 3x3. Que tenía 3 metros por 3. Aiutandola con una oferta. Y lo ayudaba con una oferta. E quei soldi le acquistava del grano. Y con ese dinero ella compraba el grano. Da mangiare a tutto ciò che occorreva per il fabbisogno giornaliero. Lo che comì, lo che para comer y lo que se necesitaba con las necesidades del día. A motivo della sua grande fede. Y a causa de su gran fe, la palabra. En el mensaje. En el mensaje. Correcto, lo dice. Ed è profeta. En el mensaje. E nella sua casa stava accadendo qualcosa. Y en su casa estaba sucediendo algo. Te lo prendo. Nella sua casa. En su casa. Io ogni parola che leggo. Sai che cosa la parola che leggo? Sai che cosa il diavolo di questo offende? Sai che il diavolo si offende? Ma non mi interessa. Non mi interessa. Io. Cosa lo sai che leggo? Io ho pure un professore. Io tengo un professore. Lo sapete chi è? Sai chi è? Es el hermano Frank. Es que me ha dicho siempre, cuando uno lee la palabra de Dios, la deja mal. Me dice que cuando uno lee la palabra de Dios, yo soy la cosa, yo estoy sotopuesto al hermano Frank. El fratello Frank es sotopuesto al nombre. Y el hermano Frank está sotopuesto. Dice, ¿cuándo estás sotopuesto? Dice, ¿cómo estás sotopuesto? ¡Perdónete! ¡Perdónete! ¡Fratello de dolore! El hermano de dolore. Quizás sea el último día que predica en esta iglesia. Posso sarà l'ultimo giorno.
quizás sea el último día. È quel giorno che io lo devo o l'ho dedicato al Signore. El día que yo he dedicado al Señor. Lo voglio vivere come se fosse quiero sarebbe l'ultimo giorno. Como si fuese el último día. Vi siete abituati troppo a fratello Roberto. Ma io sono una persona. Yo soy un hermano. Dall'alto vado in basso, dal basso vado in alto. E dall'alto voy a non mi prendete mai. Non mi tornerà nunca. Ella fu molto eccitata. E ella stava molto agitata. Quando comprese che quello che accadeva. Quando comprendió quello che succedeva. Era la stessa cosa che accade allora. Era lo stesso che succedeva in quel tempo. Dopo che la riunione fu terminata. E dopo che terminò la riunione. Lei raccontò queste cose a alcuni fratelli. Lei contò questo a alcuni fratelli. Ed essi visitarono. E ellos fueron. La sua casa con la grande eccitazione. Con grande agitazione. E trovarono. E incontrarono. Tutti quei contenitori. E incontrarono tutti i depositi. Pieni. Geni. Amen. Tutti i generi alimentari. Tutti i recipienti dove c'era l'alimento. Come? Farina. Así come farina. Olio, aceite, riso, arroz, condimenti, condimentos, e via dicendo. E así de todo. Non si erano esauriti. No se habían terminado. Perfino dopo averli usati giornalmente. Aún usándolos todos los días. Ahora. Dico questo. Le digo esto. Se lo Spirito Santo. Si el Espíritu Santo. Se l'olio. Si el aceite. E il vino. Y el vino. Dice il fratello Brano, sono connessi assieme. Nell'adorazione. Nell'adorazione. Lo dice questo nei sette sigilli. Questo lo dice nei sette segni. Se sono loro assieme connessi. Come mai? Non si può mai esaurire l'olio che tu c'hai. Non si può esaurire l'aceite. Mai! Nunca se la farina non può mai esaurire. La farina non si può gastare. Jesús dijo, mi apóstol lo ha dicho.
siguiente. Lei testimoniò. Ella dio la testimonianza. E spero che la sorella lo farà più. E spero che la hermana lo farà più. Non ti fermare mai a me. Non ti detenga a orare. Credi nei santi di Dio. Credi nei santi di Dio. E porta questa testimonianza. Israele testimonia. E lo mettiamo qua. Amen. E lo facciamo mettere in ginocchio. E lo facciamo più poco della vita. E ci facciamo conoscere. Il grande profeta. Riguarda questo fatto, acerca de este suceso, dopo il servizio, después de que terminó el culto, circa 25-30 persone, casi 25-30 persone, sono andate a mangiare, fueron a comer, in quella stanza 3 metri per 3 metri, fueron a comer en ese cuarto de 3 metros por 3. Questa è la grandezza, esa es la grandeza, 25-30 persone, 25-30 persone, sono andate a mangiare in un buco, fueron a comer en un hueco, per vedere quella potenza creativa, para ver ese poder creativo. Una sorella aveva ascoltato il messaggio. Perché una hermana escuchó el mensaje. La potenza creativa. El poder creativo. Io se me lo potrei mangiare, ma lo mangerei. Si yo me lo pudiera comer, me lo comería. Ascoltate. Escuchen. I credenti andarono a farle visita. Y los creyentes fueron a visitarla. In casa sua. A su casa. Lei preparò la cena. Y ella preparó la cena. Per tutti. Para todos. Hai capito, sorella? Entiende. Sorella Fulgenzi. 30 persone, 30 persone, 3 metri per 3 metri, se riunirono un quarto, c'era il cuore, la pentola, la boia, loro prendevano, e usciva fuori, e saliva la farina, la harina, la sede, no, a tempo della sorella del vecchio testamento, no, nel tempo dell'antico testamento, ma era la nostra epoca, il recipiente rimase mezzo vuoto, quedò medio vacío. Può essere mai che un figlio di Dio rimane mezzo vuoto? Può essere che un figlio di Dio quede medio vacío. Sorella Prisca, hermana Prisca, dice che lui ha lasciato il palazzo, dice che él dejó il palazzo, la gloria di Dio, la gloria di Dio, lascia a metà e te deja a metà. Ma come fa a lasciare a metà? Come fa se che tu te quedes a metà? State ascoltando. Me escucha. Dio farà di peggio di questo. Dio farà se stamattina voi non ascoltate. Si en esta mañana no escucha. L'ira di Dio. La ira de Dios. Talmente lo è stato tanto buono alla croce. Fue tan bueno cuando estaba en la cruz. L'hanno inchiodato. Que lo clavaron. Lui ha dato suo figlio. Él dio su hijo. Ha graziato questo mondo. Y le dio gracia a este mundo. La gracia butterà fuoco sulla terra. Pero la gracia traerá el fuego en la tierra. Da un padre. De un buen padre. L'ira di Dio si scatenerà. La ira de Dios se soltará. Hai capito? Escucha. Non pensate sempre a dire. No pienses. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dios. Sii serio nella tua vita. Sé serio nella tua vita. Perché questa è la cosa più importante. Porque eso es lo más importante. Mezzo vuoto. Quedó medio vacío. Dunque. Entonces. Noi avemmo lì della comunione fraterna. Nosotros teníamos comunión personal. Non mi posso fermare, io continuo, non posso, non ce la faccio più. Non puedo. Hanno avuto la comunione fraterna. Tuvieron comunión fraternal. Per questo io non voglio che qua dentro sia un club. Por eso no quiero que aquí sea un. Perché credo, perché infatti se noi vediamo. Porque si nosotros siamo sempre gli stessi. Somos siempre los mismos. Perché quando vedranno sempre la tua luce. Porque cuando vean siempre tu luz. Si accettano. Se ci sono persone che vengono in chiesa. Vienen a alguno e fanno alleluia. Y dicen aleluya. Pero Dios prende la espada y pero Dios toma la espada y se la mete en el tormenta. Y cualquier cosa que fanno sbagliare. Y cualquier cosa que a mi imagen, ci viene in faccia. Se le viene mi imagen a ella. Y faccio vedere que cuando arrivan a casa. Le muestro que un bel baño. Tienen que bañarse bien. Porque estarán todos sporchi e sucios. Porque estarán todos sucios. En quella piccola stanza. Y en ese pequeño cuarto. Ascolta, oggi tra un maestro. E di questa amministrazione oggi che tu diventi un ambasciatore del Signore. Quello che io ti insegno è che siamo ambasciatori del Signore. Siamo degli ambasciatori, sì o no? Siamo ambasciatori. Ascolta la parola. Escucha la parola. Dunque, entonces, noi avevamo lì. Teníamos ahí. Teníamos.
Comunione fraterna. Comunione fraternale. In quella piccola stanza dove c'erano. En ese pequeño cuarto donde había. Pure tutti. Donde había. E divennero di nuovo pieni tanto che. Giusto, bravo. Dove c'erano pure tutti questi contenitori. Donde estaban todos estos contenedores. Dopo la preghiera. Y después de la oración. I contenitori. Los contenedores. Che erano in mezzo vuoti. Que estaban medio vacíos. Divennero di nuovo pieni tanto. Se llenaron de nuevo. Che il coperchio. Che la tapadera. Di un contenitore. De un contenedor. Si alzò solo. Se levantó sola. Capisci sorella? Sale la progenza. Il contenitore. El contenedor, el recipiente. Soffiò. Saltó, explotó. Ora io penso. Un figlio del Dio vivente. Un hijo del Dio viviente. Hermana Alice. Oggi questa predica è per esta predicación hoy. Perché lo vedo che il tuo cuore. Porque veo que tu corazón. Lo está ricevendo. La está recibiendo. Come vedo che quelli che non lo ricevono. Como así veo lo que no lo reciben. Lo veo también esto. Ascoltami. Escúchame. Per tanto che il coperchio di un contenitore si alzò. Molti credenti. Muchos creyentes. E anche i pentecostali. Y también los pentecostales visitaron. La sua casa. Visitaron su casa. Videro. Y vieron personalmente. Questo miracolo. Questo miracolo. Dove era quello giunto da dentro? Questo miracolo. Questo continuò dal febbraio 1990. Y esto continuó de febrero. Quando sei nato, Bartimeo? Quando nasciste tu? Fino a 1990. No, abbiamo avuto un figlio che era. Continuò hasta il 1990. No, scusa. A 95 è nato. Fino ad oggi. No, per farle risaltare che no. Para hacerle ver in questo tempo. In questo tempo. Dio Gesù Cristo lo stesso ieri. È bravo il mio ieri. Il cibo degli stessi contenitori. Il vaso della farina. L'alimento del mio contenitore. Non si esaurì. L'orciolo dell'olio non calò. L'aceite non si terminò. Secondo la parola che l'Eterno. Secondo la parola che aveva pronunciato. Che aveva pronunciato. Per mezzo. Elia. De Elia. Primo re. Primera del re. 17:16. 17:16. Allora questo messaggio. Entonces este mensaje. Perché la parola di Dio. Porque la palabra de Dios. Non è che un libro qualsiasi. No es un libro cualquiera. È la parola. È la palabra. Allora, qua poi dice. Y dice después. Steve scelte. Tante persone che non credevano. Tante persone che non creiano. In Europa sono andati in India. Fueron desde Europa hasta India. Hanno verificato. Y verificaron. Che questo era vero. Che era verdad. Leggetelo. Leanlo. L'ho messo questo messaggio nelle 70 settimane. Lo puse este mensaje nella 70 settimana della vita. Ricordo che ve l'ho dato questo. Ricordo che se lo trajo este mensaje. La potenza creativa. El poder creativo. Ora vi leggo qua una cosa che a me piace tanto. Les leo algo che a mí me gusta molto. Intanto io non ho letto la parola di Dio. No he leído la palabra la voglio leggere. Quiero leerla. Matteo 28. En Mateo 28. Alziamoci un attimo. Metámonos de pie. Pongámonos de pie. Abbiamo pregato. Hemos orado. Abbiamo cantato. Hemos cantado. Abbiamo ascoltato il messaggio dell'ora. Escuchamos el mensaje de la hora. In Matteo 28. En Mateo 28. Il fratello Branham ha preso questo messaggio. Hermano Branham tomó este mensaje. Il potente vincitore. El poderoso vencedor. E ha preso Matteo 28, 6. Y tomó Mateo 28, 7. Matteo 28. Mateo 28. Versetto 7. Versículo 7. Guarda la pesca, guarda che dice qua. Escucha lo che dice qui, hermana pesca. Quella mattina gloriosa. En esa mañana gloriosa. Dove ero incluso io? Donde estaba yo, estabas tú. Tú, ero incluso. Estabas tú, estábamos todos incluidos ahí. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ed ecco. Vi precede in Galilea. Y aquí va delante de vosotros Galilea. Là dove vedrete. Ahí le veis. Ecco io ve l'ho detto. E aquí os lo he dicho. Se dunque si allontanarono in fretta. Entonces ella saliendo dal sepolcro. Del sepolcro. Con spavento. Con temor. E con grande gioia. Con gran gozo. E cossero a darne la notizia ai suoi discepoli. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. E
mentre andavano a dirlo, e mentre iban, i suoi discepoli, ecco Gesù, venne il loro incontro. Iban a dar nuova a sui discepoli, e c'è qui Gesù che salió al incontro. Ese es el mensaje en esta mañana. La potencia creativa. El poder creativo. Tomen asiento. Perché quando si legge la parola di Dio, quando si legge la parola di Dio, si deve alzare sempre a vedere. Uno deve levantarsi, ponersi in piedi sempre. E poi questa mattina voglio parlare della potenza creativa. Esta mañana quiero hablar del poder creativo. La potenza creativa dice così. Il poder creativo dice sì. Questo è un messaggio che a me me l'ha portato sempre nel mio cuore. Este es un mensaje que me lo llevo siempre. Cristo è il Dio rivelato. E dice così, fratello. E dice sì, hermano Branham. Questo è il grande mistero. Este es el grande misterio. Dell'amore di Dio. Dell'amor de Dios. Espresso. Espresso. Cioè che l'uomo. Eso es que el hombre y Dios divenga uno. Y Dios, el hombre y Dios sea uno. Vedete? Ven. La intera cosa. Todo. Es Dios. La intera cosa es. Todo es. Dios, el hombre. Dios, el hombre. Uno. Uno. Là, Dio e l'uomo erano uno. Allá, Dio e l'uomo erano uno. Nel principio. En el principio Dio era Dios. Con l'uomo. Con el hombre. Definirà con l'uomo. Y terminará Dios con el hombre. Capito? Entiende? Perché se io mi metto qua. Porque si yo me meto aquí. Non vedete l'elefante. No vedete l'elefante, verás. La stessa ombra. La misma sombra. Capito? Entiende? Per questo non ti abituate mai. Por eso nunca se abitua. Ricordati, dice il fratello. Recuerden que dice hermano Branham. Nelle cose. Cosa avvenire? En el mensaje las cosas que están por suceder. Questo che il cuerpo è il lazzaretto. È un impestato di verme, di malattie. È un lugar donde están. È la cosa più brutta. È lo más feo. Che c'è sulla terra. Lo del cuerpo è lo peor. Perché non è nato tramite parola. Porque no nació por medio de la palabra. Ma tramite quella animalesco. Sino que nació por. E allora questo ti porterà sempre nel tunnel. Y el cuerpo te llevará siempre. Ma tu dici che lo verrà. Y tú dirás, dice el hermano Branham, que tú debes someterlo. Ecco qui. Dio e l'uomo sono uno, vedete? Dio y el hombre son uno, ¿ven? Di cosa si tratta? ¿De qué se trata? Di essere ripieni del suo spirito. Se trata de ser lleno de su espíritu. Di essere ripieni de ser del lleno suo de su espíritu. È lui che ha i primati. Y él que tiene los. I primati. Lo spirito è lui che ha i primati. Primati cos'è? I primati sono le prime cose, no? Il che tiene la primizia. La primizia, sì. Il che tiene la primizia. Questo era la fine di Dio. Este era il fin. Questo è il proposito di Dio. Este è il proposito di Dio. Questo è la fine. Este es el final. Questo è il proposito. Era il proposito di Dio. Che tutta la potenza creativa. Che tutto il potere creativo. Tutto quello che era aveva. Todo lo que él tenía. Tenía que desarrollarlo en ti. No, en el tiempo de Pablo. No en el tiempo de Pablo. No, en el tiempo de Lutero. No en el tiempo de Lutero. No, en el tiempo de Wesley. No en el tiempo de Wesley. No, no en el tiempo de Calvino. No, en el tiempo de Calvino. No, en questo tiempo. No en ese tiempo, sino en este tiempo. La potencia. El poder creativo. Lo dice el profeta. Lo dice el profeta. Oh my. Lo stesso Dio che potete dire questo. El mismo Dios que dijo esto. Quella Mosè. Que se lo dijo a Moisés. Que vengono le rane. Que le dijo a Moisés que viniera las ranas. Quell'uno stesso potente stare su di là. Ese potente estando allá. Que questa acqua sia mutata in vino. Y que dijo que esta agua, el mismo que dijo que esta agua sea convertida en vino. La potenza creativa. El poder creativo. Que ha fatto diventare dal pozzo, ha fatto diventare vino. Ricordati que hizo dell'acqua vino. El agua que es el agua. Es la palabra. Es la palabra. Tú esta mañana puedes leer la escritura. Tú esta mañana puedes leer la escritura. Pero sin la estipulación de la revelación. Tú no puedes comprender. Tú no comprendes la palabra de Dios. Más. No la puedes comprender. No la puedes comprender. Porque tú vas a prender el agua del pozo. Porque tú tomas el agua del pozo. La dona de la prostituta. Como hizo la prostituta. La mujer samaritana. Ha preso agua. Tomó la agua. Pero no había, no tenía la escritura. No tenía la revelación. Doveva venire. Que tenía.
pozo que no se podía restaurar. Que Dios ha restaurado. Esa agua que Dios ha restaurado. Donde tú te puedes reposar. Donde tú te puedes reposar, descansar. La potencia creativa. El poder creativo. ¿En qué dice? Está en ti, dice la palabra. No leer el mensaje tanto porque lo voy a leer. No leer solo por leer el mensaje. El mensaje se lee. El mensaje se lee. A fin que tú lo ascoltes. Para que tú lo escuches. A fin que tú lo metes como. Para que tú lo pongas. Le pego en el mar. Como ¿no? lo hacen las ovejas. Lo asimo, ¿no? Y lo estimula. Traen el queso. He puesto el lácteo. Traen leche. He puesto el tutipel. Aquí quiero que me lo dan la piel. Me la pico. No sirve de ese. La potencia creativa. El poder creativo. Tú te manches del lerpa. Tú comes la hierba. Pero no el lerpa verde. Y esa hierba verde. Dame también el lácteo. Sácame la leche. Sácame el queso. Dame el queso tranquilo. Sácame el queso. Saca todo. La potencia creativa. El poder creativo. Pero...
pensando? Perché quel nemico ce l'hai di sopra. Perché ese enemigo lo tiene tú encima. Tú no puedes con te dominare. Tú no lo quieres. Debe haber una potencia creativa. Tú no lo quieres dominar. Tú tienes que tener el poder creativo. E dice el fratello Branham. Y dice el hermano Branham. La prima guerra mundial. Que la primera guerra, la primera guerra mundial, la segunda. En la segunda guerra mundial. Y en la segunda guerra mundial. Ci fu un giornale che tutta assieme arrivò. Hubo un la guerra è finita. La prensa che dijeron che había terminato la guerra. Y las mujeres empezaron a quitarse la falda. Se sono messe in ginocchio. Le sorelle, i fratelli, le persone, las personas sono cominciate a mettere in ginocchio perché la guerra era finita. Se pusieron de rodillas porque la guerra había terminado. Si sono tolti i cappelli. Se quitaron el pelo. Tú que avevi un ristorante. Y tú que tenías un restaurante. Mi dicevi tu a me. Me decías. Venga amigo. Que hoy te mangiare gratis. Hoy el alimento es gratis. Yo lo mangiare. Te doy de comer. Yo le digo, poi dicevo, venite. La guerra se terminó. Venite a mangiare nel mio ristorante. Venga a comer a mi restaurante. Prende. Perché la guerra era finita. Porque la guerra había terminado. Prende. Ora dice sì, ora dice il fratello. Y dice hermano Brana. Il grande re. El gran rey. Il grande Dio. El gran Dios. Que ha dado la imbasciata. Que dio la embajada. Ha aperto la strada maestra. Que abrió el camino maestro. Questa ambasciata stamattina vi sta arrivando. Questa ambasciata sta arrivando nel suo corazon questa mattina. Libertà. Libertà. Tu sei libero del peccato. Tu eres libre del peccato. Tu sei libero di ogni cosa. Tu eres libre di tutto. Sei all'edene con Gesù Cristo. Sei all'edene con Gesù Cristo. Estás en el Edén con Jesucristo. Tu fai come per dire come quella donna. Tu haces como hizo esa mujer. Che quando Gesù entrò nella casa di Simone. Che quando Gesù entrò alla casa di Simone. Cosa ci ha detto Gesù? Che le dico Gesù? Dice tu non mi hai dato neanche un bacio. Le dico tu non mi besaste. Dai sempre un bacio a tuo fratello. Dalle un beso sempre a tuo hermano. No, le sorelle, i fratelli. No, le sorelle, a los hermanos y hermanas con hermanas, entiende? Dai sempre un bacio alla parola. Dale sempre un beso alla parola. Non fare come Simone. No haga como hizo Simone. Che ha messo Gesù, ha messo in un angolo. Che puso a Gesù in un archivio. Io quando ero a Roma. Quando io stavo in Roma. Sono uscito dalla chiesa. Salì dall'iglesia. Il fratello Andrea. Y el hermano Andrea me ha preso, me agarró y me ha dado un bacio y me dio un beso. Si finalmente hai capito il mistero, y le dije, ¿entendiste el misterio? ¿Entendiste el misterio? Bacio sempre la parola. Beso siempre la parola. Ovunque tu sei. Donde sea que estés. Dio è stato grande. Dios fue grande. Perché dopo tutto questa obra. Porque después de todo, de toda la obra. Si è umiliato. Él se humilló. E l'ho preso. ¿Entiende? Jesús victorioso. Tombe vuote. Malattia conquistata. La tumba vacía, la enfermedad conquistada. La strada maestra aprì. El camino maestro abierto. Hitler è stato sconfitto. Mussolini è stato sconfitto. Mussolini fue. Tutti quelli che volevano sentire grandi. Todos los que quisieron alzarse fueron derrotados. Se loro erano intelligenti. Porque si ellos eran intelligenti. Andavano nella parola. Venían a la palabra. E diciamo noi non siamo nessuno. Y decían no somos nadie. Perché Gesù Cristo ha conquistato. Porque Jesucristo conquistó todo. Da qualche parte. En algún lado. ¿Y sus hijos? ¿Ci sono? ¿Sus hijos están? ¿Dónde son estos sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde son estos? ¿Dónde están los hijos de él? ¿Dónde es cuando dice que el principio era la palabra? ¿Dónde está donde dice que el principio era la palabra? Cuando Dios dice que la luz es luz. Cuando Dios dijo que la luz es luz. ¿Dónde está esa luz? ¿Dónde? ¿Dónde está esa luz? ¿Tú quieres sentirte siempre una mísera? ¿Quieres hacerte pensar que él es la luz? ¿Cuella donna? Esa mujer. Dice que cuando ascoltó quel bel cantar. Dice que cuando escuchó ese buen cantar. Cuando sentí el cantar. Cuando escuchó lo que caminaba y cantaba. Dijo, aleluya, gloria a Dios. Habla, dice que hay alguien al interior que habla. Y le dijo, ¿qué tienes, joven? Suceso, eso pasó. ¿Te sientes mal? ¿Estás enfermo? No. Son mujeres. Que son tus hijas malas. Vienen por un enfermo. ¿Estás enfermo? Eso. Tu parli da solo. Tu parli solo. Sollevi le mani al cielo. Tu le alzi le mani al cielo solo. Tu parli. Tu parla. E quella femmina te. Y el que está al par tuyo te dice. Vai via da me, Satana. Apartate, Satana. Quello si mette le mani al volante. Ese se pone la mano al volante. Y dice, este está loco. Vedi, perché poi comincia a parlare solo. Porque empiezan a hablar solo. E come fratello prima, invece che io stavo cantando. Como dijo el hermano, yo estaba cantando. Dico, fratello qua. Le dice, hermano qua. Ma devi passare l'offerta. Tiene que pasar l'offerta. No, no, dice, fratello, l'ho passato. Le dico, ya lo perché mi sono messo in adorazione, non lo so più che
qué me andaba porque me puse en oración, no vi cuando yo confesaba por aquí a pasar los meses. Cuando viene intensa. Cuando tú vienes a la iglesia. No tienes no tiene que venir a verme. Debe, debe de adorar a quello que fa. Tienes que venir a adorar al que está acá. Prende l'occhio invisibile que ti va, que es diventado visible. Toma el invisible que se hizo visible. Invisible se hizo visible. Guardate que fratello Branham. Vean que hermano Branham. Me ha colpito tantissimo. Hubo algo que me impactó tanto. Scusate que se yo ho portato questo. Disculpen si trae esto. Es stato un regalo. Y yo no aprovecho a meterle la palabra de Dios. Me lo regalaron y yo lo aprovecho metiéndole la palabra de Dios. Ecco, dico questo e ho finito, perché mi sembra che... Allora, questo è il grande vincitore. Este è il gran vencedor. No, il grande, potente vincitore. Il gran, poderoso vencedor. Pagina 12. Nella pagina 12. Ascoltate questo, questo mi piace assai. No, io faccio sorella Prisca, tu mi ami a me. Tú me amas a mí. Ho finito di predicare. He terminado de predicar. Ma ascoltami questo. Pero escúchame esto. Questa parte di qua. Esta parte, escuchen esta parte. Tu, la sorella Prisca è la mia sorella, che la amo di tutti. A mi hermana Prisca la amo tanto. Pero la amo. E la riprovero sempre di più. Y yo siempre la pero prendo. Mi ama sempre di più. Ella siempre me ama. A voi non mi dico niente. Ma a ustedes no le digo nada, pero ella siempre me la prendo. Y siempre ma me perché mi ama? ¿Por qué es que me ama? Perché ha capito un porque mistero. Tienen un misterio. Ascolta. Escucha. Sorella. Amo la sorella Prisca. Amo la hermana Prisca. Amo la sorella Laureata. La hermana Yolanda. La hermana Prisca. La hermana Brenda. Le amo pure. Lo amo. Se no estaba aquí, no si no, no estuviese aquí, no tenía su. También aquella hermana. Ah, la mia famiglia, no? También a mi familia. Ascoltate che dice qua. In questo. Questa è la pagina 68. En la pagina. Pagina 12, paragrafo 68. Pagina 12, paragrafo 68. Ecco, ascoltate anche voi, bambini. Escuchen ustedes, niños, que ya te prometo que leo questo. Prometo que leo y termino. Chiamerò il fratello Frank. Después llamaré al hermano Frank. La potenza. El poder creativo. Guardate che cos'è lo escuchen lo que es el poder creativo. Ecco il modo in cui fece il nostro benedetto Signore. Y de esa manera lo que hizo nuestro bendito Señor. Quando egli, sorella, te ho detto che mi deve ascoltare. Lo tienen que escuchar. Egli formò la sua chiesa. Él formó su iglesia. Egli stesso ogni bullo, el bullone, él puso cada tutto quello, todo eso che va in essa, todo lo que va, perché essa doveva essere elevata dal sangue. Porque ella tenía que ser sacada de la sangre, de la sangre. Uno dei critici trovandosi di lato, y uno de los críticos estando de lado, disse in quel mucchio di santi rotolanti, dijo en ese culto de santo, non ce la faranno, no podrán hacerlo, ma uno di questi giorni gloriosi, pero uno de estos días gloriosos, questo grande potente vincitore, este gran poderoso vencedor, cammina davanti a noi, cammina delante de nosotros hoy. Triunfante. Triunfante. Lasciatemi che vibri. Dejen que vibre. E che faccia quello che vuole. Che haga lo che quiere. Egli. El, non ci sarà alcun smottamento in ciò. No, avrà non ci sarà smottamento in ciò. Da nessuna parte. Por ningún lado. Perché egli ha preparato la via. Porque él ha preparado el camino. E l'ha completata. Y lo completó. Certo. Corretto. Ascolta quello che fai. Escucha, oggi pensiamo nei tempi della gente, oggi pensiamo nei termini della gente. Oggi pensiamo nei termini della gente. Poniamo mente alle cose del mondo. Poniamo attenzione alle cose del mondo. Ma lascia che ti dica qualcosa. Però permette che ti dica altro, hermano. Non fatemi mai avere vergogna dell'Evangelo. Non mi hagan tener nunca vergogna del Vangelo. Ascoltatemi, fratello, perché sto leggendo. Escuchi, hermano, lo che sto leggendo. Oh, fratello. Oh, sono proprio all'antica. Soy all'antica. Nato di nuovo. Nacido de nuevo. Nato dallo Spirito Santo. Nacido del Spirito Santo. Dallo Spirito di Dio. Del Spirito di Dio. Sono nato in quel modo. È nacido de esa manera. In tutto quello che sono. Todo eso que soy. In tutto quello che voglio. In todo lo que quiero. Maestro. Una volta, una vez, sentite questo, escuchen esto, una volta, molto tempo fa, mucho tiempo atrás, una vez, ora, aspettate, ora i bambini ascoltano, Mosè, escuchen, niños, ascoltano, escuchen, guarda che cosa è successo, escuchen lo che passò, ascoltate,
Escuchen. Allora questa ragazza era papà. Una volta. Una vez. Non molto tempo fa. Non molto tempo fa. C'era una ragazza. Había una muchacha. Che era partita per l'università. Che si había ido para la universidad. Ed era una ragazza amabile. Era una muchacha amable. E quando tornò a casa. Y cuando regresó a la casa. Lei portò con lei alcune delle sue idee universitarie. Ella trajo una de sus ideas universitarias. Sentite qua ora. E forse stamattina, y quizás en esta mañana, alcuni di voi, alcuni di ustedes, hanno portato con sé alcune delle vostre idee. Han traído consigo algunas de sus ideas. Esterne. De sus ideas externas. Forse avete portato in chiesa molte quizás vostre idee. Traído a la iglesia muchas ideas de ustedes. Ebbene, sbarazzatevi. Y bien, sáquenlas. La cosa migliore. Lo mejor. Che io sappia fare. Que yo sé hacer. Allora questa ragazza, sacarla è lo mejor che si hace. Quando y esta muchacha, quando il treno, quando il treno era di fronte alla fermata, estaba en la parada, portò con lei una ragazza. Ella venía con una muchacha. Una di quei tipi di ragazze impertinenti. Una de esas muchachas impertinentes. Sapete il genere di Elvis Presley? Algo como Elvis Presley. E quando si trovò davanti, quando si trovava là, sapete, sul treno, e quando ella stava in treno, sapete, sua madre si trovava all'esterno, sua madre stava fuera, una donna anziana, una mujer anziana, là in piedi piena di cicatrice, stava già in piedi fuera, piena di cicatrici, in suo rostro, piccole spalle curve, pequeña su pequeña, indossava una sciarpa, e traía una un piccolo una vestito di cotone, pequeño vestido de algodón. Una scialla sulle sue spalle. Algo sobre sus espaldas. E questa ragazza impertinente. Y esta muchacha impertinente. Che era con lei. Que estaba con ella. Questa ragazza. Esta otra muchacha. Guardò giù e disse. Dio mi dijo. Ebbene. Bien. Che è quella miserabile vecchia inveritata dall'aspetto orribile. ¿Quién es esa miserable vieja de un aspecto horrible? Ebbene, sapete? Bien, sabe. Imbarazzò tanto la ragazza. Puso male la muchacha. E lei disse. Y ella dijo. Non lo so. No sé. La figlia rinnegò sua madre. La hija renegó a su madre. Ebbene, sapete? Imbarazzò tanto la ragazza. E lei disse. Puso tan male la muchacha che dijo. Io non lo so. Non lo sé. Perché era proprio così a modo e aveva così tante idee. Perché stava di questa maniera e tenía tantas ideas mondanas in sua cabeza. Amén. Y siendo aún su misma madre. Aleluya. Aveva rinnegato. Ella rinnegó, rechazó. Lei uscì dal ventre di sua madre. Ella había salido del vientre de su madre. Ha rinnegato dove sua madre. Y rechazó en donde su madre. Perché me lo ricordo proprio. Porque me lo recuerdo yo cuando mis hijos. Avevano bisogno di vitamine. Necesitaban de medicina. Andavo a scopare. E ci compravo le vitamine, andavo a lavorare. Iba a trabajar. Per comprarci le vitamine. Perché mia moglie diventava bianca. Porque mi esposa se perché lui bruciava, capisci? Porque él mamaba. E ora rinnegano la parola di Dio. Y hoy rechazan la palabra de Dios. Ascoltami. Escuchen. Quello che dice la parola. Escuchen lo que dice la palabra. Imbarazzando tanto la ragazza, lei disse. Puso tan male la muchacha che non lo so. No sé. Era proprio così, a modo. Porque era de esa manera. Aveva così tante idee. Tenía tantas ideas in testa. Su cabeza. Ed era la stessa sua madre. Y era con su misma madre. Quando scese dal treno. Y cuando se bajó del tren. La piccola. La pequeña. Vecchia madre. Vieja madre. Corse per abbracciarla, lei disse. Corrió a abrazarla a ella y le dijo. Oh, cara. Oh, cara. Oh, che Dio ti bendiga. Che Dio ti bendiga. E lei si girò e iniziò ad allontanarsi come se y ella se dio vuelta y se alejaba como si no la conocía. E lei era imbarazzata perché y ella estaba avergonzada porque su madre era così brutta. Era una manera así fea. Lo sai perché era brutta? ¿Sabes por qué era fea? Ora te lo dice il fratello. Ah, lo dice il fratello Branco. Lo sai perché tuo papà è brutto? Lo sabes porque tu padre está fea. Lo sai perché tuo mamma è brutta? Porque sabes porque tu madre es fea. Allora questa mattina lo capirai. Ahora lo entenderás. Pensate sempre alla pasta asciutta. Piensan siempre en la pasta. Vergogna. Ascolta. Escuchen. Palestra. Dove eravamo arrivati?
E avvenne che il conduttore di quel treno. E succedió che il conduttore del treno. Sentite quello che dice, Marta. Escuchen lo che dice qui. E avvenne che il conduttore di quel treno. E succedió che il conduttore del treno. Conoscesse la storia. Conoscesse la storia. Si avvicinò là. E si acercò. E mise le mani sulle spalle di quella ragazza. E puso la mano sulle spalle di quella ragazza. La girò davanti ai presenti. Le dio vuelta delante de los que estaban ahí. E dijo: vergognati. Che te dé vergüenza. Vergognati. Che te dé vergüenza. Disse: ho visto dijo, il tempo in cui tua madre era 10 volte più bella di te. Vi il tempo in cui tua madre era 10 volte più hermosa che tu. E disse lei: dijo, lo era. Io vivevo nel vicinato. Io vivia cerca di lei. E disse tu. E vive. Eri una bambina. Tu eras una niña. Ed era piano di sopra. E estaba en el piso de arriba. Nella tua culla. En tu cuna. E tua madre. E tu madre. Stava appendo i vestiti nel giardino sul letto. Tu madre stava tendiendo los vestidos detrás. E disse. All'improvviso la caldaia prese fuoco. Y de repente tomó fuego. L'intera casa nelle fiamme. Toda la casa tomó fuego. E quando la tua piccola madre corse là. Y cuando tu pequeña madre corrió ahí. Sapeva che tu eri a piano di sopra. Sabía que tú estabas en el piso de arriba, arriba. E disse e gridarono e dicevi. Y gritaron y dijo. E cercarono di afferrarla. Y buscaron detenerla. Perché lei voleva andare da sua figlia. Porque ella quería. Le persone presenti l'hanno afferrata perché la volevano portare indietro. Y la gente quería que no fuera donde estaba su hija. Ma lei se strappò quello. Pero ella se zafó de ellos. Que aveva addosso. Se zafó de lo que tenía. Strappò tutti i suoi vestiti. Rompió toda su ropa. Andò corso dentro per la casa. Y corrió dentro la casa. E quando il fuoco. Y cuando el fuego. E quando il fuoco. Y cuando el fuego. Strappò tutti i suoi vestiti. Rompió todos sus vestidos. Era nuda. Estaba desnudo. E Gesù Cristo è morto la croce. Nudo. Y Jesucristo murió de per dare i suoi vestiti per te. Para dar tu ropa. Nunca lo hagas. Porque Jesucristo se tocó todos tus
Perché Gesù Cristo si quitò tutta sua roba. Ricordati che un uomo senza vestito. Un uomo senza vestito, senza roba. È uno che è pazzo. È uno che sta loco. E loro pensavano mettendola alla croce, togliendoci i vestiti. E io pensavo che Gesù Cristo era pazzo. Aveva fatto la causa di suo padre. E hizo la causa di suo padre. Tu hai detto che c'è lo Spirito Santo. Tu dijiste che tiene il Spirito Santo questa mañana. E allora se tu c'è lo Spirito Santo. E se tu tieni lo Spirito Santo, tiene che essere la sola di tuo padre. È giusto, sorella Larissa. Se noi abbiamo a Dio, se noi abbiamo lo Spirito Santo, se teniamo lo Spirito Santo, fratello Domenico ha detto con lui, Domenico leggeva Lucas, lui faceva le stesse opere, che era sia la stessa opera di suo padre. Guardate che dice qua il profeta. Vedo che dice il profeta. Se voi non potete mangiare, sì. Io prenderò i miei soldi oggi e ci compriamo un panino e mangiamo. No, come ciomaremo mi non voglio perdere questo. Non voglio perdere voi. Capisci? Può essere che siamo fino a stasera. Può essere che non abbiamo parte la notte. Tranquillo. Va bene per voi. Sta bene. Io non so alzare la mano. Attraverso quelle fiamme, sulle sue scale, esse si tolse i vestiti dal suo corpo. E vi apposse te. Ed ecco, ecco, il vestito del cima e te lo puso a te. Ed eccolo tornare di nuovo attraverso le fiamme. E volviò con la fiamma. Portando te. Traendote. E svenne nel giardino. E svenne, sì. E svenne quando una persona cade. Perché allora, una persona cade. Se sei maggiore che il giardino. E tu nelle sue braccia. E disse, tu stavi nel suo braccio. Lei apposse quello che avrebbe potuto. Lei apposse quello che ha protetto lei. E io chitò che la avesse protegito a lei. E ha protetto te. Para proteggerti te. E disse il motivo per cui sei a bella oggi. E il motivo per il quale tu sei a bella oggi. Hai capito? Allora, e lui ci è arrivato, fratello. Guarda che dice qua. Amen. Non è arrivato, fratello. Ecco, è il motivo per cui sei bella oggi. E il motivo per il quale tu eri hermosa oggi. Il motivo per cui il motivo lei è brutta. Per il quale lei è fea. E tu intendi dirmi e tu chiedi di dirmi che te avvergüenzas di quelle cicatrici. Di esas cicatrices. Allora, lo dico perché io lo leggo veloce. Lo dico perché lo leggo rapido. Lei oggi, diciamolo così. Digamolo di questa maniera. La chiesa è bella oggi. La iglesia è hermosa oggi. La chiesa oggi è bella. La iglesia oggi è hermosa. E lui ci è sempre messo perché dice che non aveva né forma né bellezza. E a lei non aveva forma né cicatrice. Tomò tutta la cicatrice. Ha preso le figure per te. Tomò su venita per te. Ha preso la salita quando ci hanno sputato in faccia. Quando le scupieron nel rostro. Hanno preso quando ci hanno detto, ci hanno dato colpi di legno in testa. E lo colpiarono nella cabeza. Quando ci hanno messo la lancia nel costato. Quando le pusieron la lancia nel costato. Quando ci hanno dovuto spezzare le gambe con il coco. Quando le chiedevano di fermare lo piedi. Quando lo portavano a Sinedro. Quando lo llevavano a Sinedro. Quando l'hanno portato davanti a Pilato. Quando lo trajeron davanti a Pilato. Quando quel greco è un misero e storto che non era quel che c'era a tempo di Gesù. Quando lo llevavano a Pilato. Dove la riposizione lavorò. Oggi tu sei bella. Io tu eres hermosa. E cammina orgoglioso. E cammina orgogliosa. Finisci l'orgoglio. Termina con l'orgoglio. Tu cammina con il petto di fuoco. Tu cammina con il pecho fuera. La musica deve cambiare!
Siempre trae la palabra. Guardate che dice quel profeta. Vea lo que dice aquí el profeta. E ho finito. Y con esto termino. Questo è domande e risposte delle sette. Questo è il messaggio, domande e risposte. Sentite qua. E poi ce ne vedete. Il nastro inizia, il nastro inizia. Del nastro la inizia. Con un fratello che dia un messaggio in lingua. Con un hermano che dà un messaggio in lingua. E poi c'è questo messaggio in lingua. Con un altro fratello dà le seguenti interpretazioni. Luego un hermano dà la interpretazione. Sì, così io ti dico. Ah sì, te dico. A te. Te lo dico a te. Guarda il tuo cuore. Guarda il tuo cuore. Questo è il giorno. In questo dia. Investiga il tuo cuore. Investiga il tuo cuore. Oh uomo. Oh hombre. Lascia che il mio messaggio. Deja che mi mensaje. Scruti a fondo i tuoi pensieri. Entra il tuo pensamento. E in questo giorno. E in questo dia. Io rivelerò a io te. Io rivelerò a te. Che tu non hai mai messo. Te rivelerò cose che tu non hai mai. Mai, mai nemmeno hai sognato prima. Cosa te rivelerò, cose che tu aún non hai sognato. Investiga il tuo cuore. Investiga il tuo cuore. Prova te stesso. Pruébate a ti mismo. Assicurati che. Assicurati. Che tu hai l'ora. Che tu tieni nella sede. Il tuo vaso. Il tuo vaso. Perché verrà il tempo. Perché vendrà il tempo. In cui. En el cual. Chiederai. Pedirás. L'olio. L'aceite. Ma la tua ricchezza sarà. Però tu domanda. Vana. Sarà in vano. Ma in questo giorno. Però in questo dia. In verità. Io voglio distribuire e offrire dell'olio. Quiero darles l'aceite. Per il tuo vaso. Para tu vaso. La tua congregazione. La congregazione. La del Signore ad alta voce. Ora al Señor en alta voz. Leyendo, fratello. Ah, está en el inicio. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la cosa più bella che c'è. Es lo mejor que hay. Lui ti sta dando, vuole dare l'olio nel tuo vaso. Él quiere darte aceite, su aceite tu vaso, ¿entiendes? Lo Spirito di Dio vuole dare. Spirito di Dio vuole abitare con te. Quiere vivir contigo. La potenza creativa. El poder creativo. Cantiamo questo canto e lo alziamoci. Mettiamo il tutto io. Se il fratello non si offende. Il fratello, il mio caro fratello, è cantato con te.